Benvenuti su Sì Vloggia. Oggi ragazzi andiamo a fare un quiz su Cetera. Torniamo un po' su questo sito dopo che siamo stati per due video di fila su Sparkle. Torniamo a fare un quiz su Cetera e oggi andiamo in Africa per andare a collocare tutti gli stati africani e nel mentre vi dico anche qualche aneddoto interessante sugli stati, sempre se lo so. Quindi andiamo su Cetera e godetevi questo lunghissimo video. Allora, eccoci qui ragazzi su Seterra. Andiamo ad aprire Africa, Nazioni, quiz geografico. Andiamo appunto a inserire tutti i 55 stati africani sulla mappa e se riesco vi do qualche aneddoto. Però vi pronuncio già che sull'Africa non sono particolarmente preparato né per quanto riguarda il collocamento di stati né per quanto riguarda invece gli aneddoti. Però fate meglio. L'Etiopia, ragazzi, è questa qua, passato coloniale italiano nettamente, nettamente scadente, però è uno stato enorme, culturalmente molto diverso. Il Tigray, che è una regione qui a nord, al confine con il Sudan, è una regione dove ancora oggi vige una guerra civile in corso, dove è assolutamente sconsigliato andare. Volete sapere una cosa dell'Etiopia? Qualunque tipo di incidente in macchina, anche il più minuscolo, tipo sbatto contro un albero e mi graffio la macchina, è considerato reato e puoi andare in galera. Cioè là praticamente le leggi non sono rispettate, ma l'unica legge che si rispetta è quella degli incidenti in macchina, anche poco gravi. Giusto per capire, no? In quali condizioni siano, ecco. Algeria. L'Algeria è lo stato più grosso d'Africa a livello proprio di superficie ed è anche tipo il decimo o l'undicesimo più grande del mondo. Gabon è in questa zona qua, precisamente dove non lo so, forse questa. Ok, questo qua, il Gabon è questo qua. E onestamente sul Gabon, ragazzi, non vi so dire nulla. La Libia, altro stato molto grosso, è questo qua. È il secondo, no, il terzo più grosso d'Africa. Anzi, o il terzo o il quarto. Allora, su Algeria prima, Repubblica Democratica del Congo seconda, e non so se sia più grosso il Sudan o la Libia. Comunque, lì tra il terzo e il quarto posto. Stato che è aperto da poco al turismo, passato coloniale italiano pure quello. Infatti, nella capitale Tripoli ci sono tantissime, tantissime costruzioni fasciste, cioè dal periodo di Mussolini. E è uno stato molto molto diverso a livello culturale perché lì è il posto dove poi partono di base i libici sono arabi, di base i libici sono arabi, però lì ci sono tantissimi africani venuti da questa zona qua dell'Africa che aspettano di prendere qualche barca che poi li porta in Italia sperando di arrivarci, quindi insomma vanno in Libia perché comunque la situazione è tranquilla in questo momento e poi da lì cercano di partire per poi arrivare in Italia. Kenya, il Kenya è questo e questo e questo Kenya. Ok, il Kenya è questo qua, stato molto molto bello, tra i più sicuri dell'Africa, onestamente, cioè è scritto che è tra i più sicuri dell'Africa, è ancora molto indietro rispetto, vabbè, lasciamo perdere al mondo quello occidentale, ma anche è molto indietro rispetto anche ad altre nazioni dell'Africa, però si sta sempre più espandendo, sono sempre più le risorse turistiche disponibili. E alla fin fine, diciamo che se ci andate non è così pericoloso come possa sembrare. La Costa d'Avorio è uno di questi due qua. Questo. Mi ispirava di più quello ed era proprio quello. Sulla Costa d'Avorio non ho particolari cose da dirvi, se non che se stai all'Avorio, l'Avorio è praticamente una sostanza di non so che cosa, che se stai dei corni degli elefanti. E poi serve per fare ad esempio dei tavolini, che qua non ne ho, però ce n'è uno di là, c'è un tavolino fatto in avorio. Il Niger, questa è la Nigeria, questo è il Niger, forse questo è il Niger, sarà questo il Niger? No, questo è il Chad, allora il Niger è questo. Niger è lo stato che ha l'età media più bassa del mondo, è intorno ai 16 anni, mi pare, quindi la mia età è l'età media del Niger. Pensate che l'Italia è l'età media intorno ai 45 anni, che è il secondo più vecchio dopo il Giappone, quindi decisamente tanto più giovani sono. Le persone oltre i 60 anni sono tipo neanche l'1%, quindi, o comunque poco più dell'1%, quindi veramente uno stato
Assolutamente molto giovane, ma perché così giovane? Perché fanno tanti figli le persone, ma poi muoiono anche tanto presto, perché chiaramente poi là si lavora e basta, in condizioni di salute, in condizioni umane, in condizioni disumane, e quindi chiaramente poi si muore anche prima. Marocco è qua, beh, diciamo che è abbastanza conosciuto, è stato molto, molto, molto bello, multietnico, multiculturale. Perché comunque ci sono le città spagnole, le città più tipicamente arabe, le città africane, soprattutto qui nel sud, poi è deserto, però vabbè, ed è uno stato che è molto molto bello, merita di andarci, insomma, altre presentazioni non ne ha bisogno. Il Mali è questo stato qua, che anche lui è in una situazione alquanto, diciamo, pericolosa, perché comunque c'è, o c'è o non c'è, ma comunque è sempre lì. Per scoppiare la guerra civile, tanti gruppi armati che sono, insomma, si odiano, quindi è uno stato assolutamente poco sicuro. La Guinea, in queste zone dovrebbe essere la Guinea. Allora, questo è il Ghana, o no, Togo, Ghana. Il Ghana era quello allora. Guinea, quello era. Quella lì sono la Guinea e non ho assolutamente alcun aneddoto a riguardo. Le Seychelles sono qua, stato diciamo presentato come bellissimo. Tropicali e tutto, che è anche vero, però è uno stato che vige comunque in condizioni di povertà estrema, dove zona turistica sì, però non è solo quello che ti fanno vedere, ecco. È anche lo stato più piccolo d'Africa, perché il Gambia, che è qua in mezzo al Senegal, è lo stato più piccolo d'Africa, ma nel continente, come stato in generale, quindi compreso anche le isole, le Seychelles sono lo stato più piccolo dell'Asia. La Liberia, forse questa è la Liberia, ok, quella lì è la Liberia, e sulla Liberia sapete che io ho proprio zero informazioni a riguardo. Sierra Leone qua, lì si estraggono diverse materie prime e vengono sfruttati i bambini, come tutta l'Africa, purtroppo succede così in tutta l'Africa, però lì vengono proprio sfruttati proprio al massimo delle loro potenzialità, vivono in condizioni veramente disumane, che a me solo a pensarci mi avrebbe voglia di andare lì e tipo ammazzare tutti quelli che si possono ammazzare, perché far lavorare così una persona in generale è già grave, i bambini, non è assolutamente umanamente possibile. Il Togo è questo. Il Togo, ragazzi, non ho informazioni, so solo che comunque è uno stato che è piuttosto sicuro rispetto agli standard africani, che però è ancora poco conosciuto e poco accessibile al pubblico. La Namibia è nel sud dell'Africa. Ed è questa forse, no, questo è lo Zimbabwe, allora questo è il Botswana e questa è la Namibia, perché questo qua è l'Angola. Namibia è stato dove si vanno a fare i safari, diciamo normalmente, perché oltre al Botswana, Sudafrica, il Kenya, è uno stato molto praticato per i safari. E peraltro, qui, diciamo, piccola curiosità, avevo visto un video in cui la Namibia confini, perché la Namibia per pochissimo non forma un confine a quattro stati, perché se toccasse, perché c'è un ponte in mezzo, ma se toccasse un altro stato, perché qua allora uno, due, o era un altro stato, no, uno, due, tre, ecco, tra uno di questi tre stati qua, la Namibia non ne tocca uno, per tipo 100 metri su un ponte. E altrimenti, se l'avesse toccato, avremmo formato il primo confine a quattro stati in un unico posto della storia. Invece, per tipo 100 metri su un ponte, la Namibia non tocca uno di questi stati qua, che non ricordo quale sia, e quindi nulla di questi confini. Per quanto riguarda, abbiamo detto che c'era da cercare il Burundi è... Allora, questa è l'Uganda. No, sì, l'Uganda è questa, Ruanda, no, Burundi forse questo,
questo è Ruanda. Allora, questo, ah, ok, Burundi era quello sotto. Burundi è il paese con il PIL più basso del mondo, quindi è il paese più povero al mondo. Purtroppo è così. A differenza di altri stati non vivono nemmeno poi così troppo male perché la guerra civile in corso non c'è, le guerre varie non ci sono, però vivono in condizioni di estrema povertà. Egitto, ragazzi, beh, è inutile che ve lo presenti, è stato veramente, veramente molto, molto bello in tutto il suo territorio. È uno stato però alquanto pericoloso perché non c'è una guerra civile in corso, però diciamo che è molto facile trovare gente che ti vuole truffare, gente che, questo qua ho conoscenza personale perché ho amici di mia madre che sono andati in Egitto, che hanno chiesto vuoi vendermi la moglie, insomma. Bisogna starci un po' attenti, però così è in tutta l'Africa, non è che solo lì in Egitto, è così. Repubblica del Congo, questa qua, non è la Repubblica Democratica, che poi tanto democratica non è, però si chiama così, del Congo, ma è la Repubblica e basta del Congo. Stato che non conosco praticamente nulla, so solo che le due capitali della Repubblica del Congo, che è la Repubblica del Congo, la capitale dovrebbe essere Libreville, e la capitale della Repubblica Democratica del Congo, che è Kinshasa, sono speculari, cioè c'è un fiume in mezzo, il fiume Congo, o il fiume, non mi ricordo come si chiama, però comunque il fiume che attraversa il Congo, da una sponda del fiume c'è la capitale della Repubblica del Congo, dall'altra c'è la capitale della Repubblica Democratica del Congo. Nigeria, questo è stato, no, questo qua, ah sì, la Nigeria è questa, avevo un attimo in dubbio. Nigeria è quella, è lo stato con il PIL più alto d'Africa, che è comunque più basso di tanto rispetto alla media dell'Europa, però è lo stato che ha il PIL più alto d'Africa. La Somalia, per modo di dire, perché poi è di fatto uno stato canaglia, perché non ha un governo, non ha un governo perché formalmente ce l'ha, ma diciamo che come dire, come l'Afghanistan, no? Che di fatto sarebbe, cioè de jure, in teoria dovrebbe essere una repubblica, però poi di fatto non c'è il governo perché sono fatti dai talebani. Lì invece è un po' la stessa cosa, ci sarebbe un governo che però è talmente tanto corrotto che alla fine a governare sono i gruppi di guerra che stanno a fare la guerra per contendersi i vari territori della Somalia. Questa striscia qua di terra si chiama Somaliland. Pensate, è talmente messa male la Somalia che un territorio non riconosciuto, staccatosi dalla Somalia per un referendum, che poi hanno stravinto, però un referendum non riconosciuto, è più sicuro, più bello, a livello di tranquillità, si vive meglio rispetto alla Somalia. Perché c'è un governo totale, nel senso c'è un governo che governa il Somaliland, in Somalia non c'è il governo e quindi si vive meglio in Somalia che in Somalia, di solito dovrebbe essere il contrario, cioè lo stato che si separa sta peggio, invece no, così lì è il contrario. Djibouti, ragazzi, è questo stato qua, a metà tra Eritrea, Etiopia e Somalia, ed è una piccolissima pezzo di terra che insieme all'Eritrea e alla Somalia e allo Yemen controlla questo stato qua molto importante, di cui ora non ricordo il nome, che sapete, no? È famosissimo perché vengono lì fermate le navi, dagli Houthi vengono fermate le navi europee o comunque quelle state pro-Israele, e è famoso per quello. Il Malawi, ecco, il Malawi è proprio uno stato in cui io non saprei dov'è che si può collocare. È per qua. O questo, no, forse questa linea qua. Era quello, perché mi ricordo che era piccolo lì in quella zona lì, ho trovato quello, e il Malawi era quello, non ho nessuna informazione a riguardo purtroppo sul Malawi. Sahara occidentale. Allora, possiamo fare un po' una precisazione, perché teoricamente non è uno stato, perché moltissimi, per non dire la maggior parte, non lo riconoscono, però si è staccato dal Marocco, e infatti se vedete il Marocco segnato così, no? Tutto col Sahara occidentale. Ma in tutte le cartine vedete quella linea lì dritta, proprio rettangolare, proprio cioè dritta, una linea retta, che indica una regione autonoma del Marocco, perché di base sarebbe una regione autonoma del Marocco, però di fatto è autonoma, ma in teoria sarebbe del Marocco. Non ho ben presente la situazione quale sia di preciso, però so solo che in teoria non dovrebbe essere uno stato
diciamo, riconosciuto a livello mondiale, ecco. Ruanda è questo stato qui. In Ruanda è lo stato più sicuro d'Africa. Pensate che addirittura il Paris Saint-Germain, squadra di calcio francese, come sponsor a Visit Ruanda. Quindi se uno stato, uno stato europeo fa, se una squadra, comunque se un colosso europeo fa da sponsor a uno stato africano, vuol dire che è sicuro. È nella top 25 degli stati più sicuri del mondo, addirittura, perché dopo la Repubblica Ceca mi pare che è il 20° posto, mi pare che comunque intorno al 21esimo, 22esimo posto, 21esimo, 22esimo paese più sicuro al mondo, quindi è sicurissimo. E diciamo che andare in vacanza lì è un po' come andare in vacanza in Europa, perché rischi non ce ne sono neanche uno, è uno stato all'occidentale, ecco. Il Sudan è qua. Sudan che vige in una guerra civile in corso, pure lui. Il Sudan del Sud si è staccato da pochissimo, dal 2011, dal Sudan, e comunque non se la passano bene. Non se la passano bene, c'è una guerra civile che è veramente terrificante, dove ci sono più sfollati al mondo, addirittura in Palestina, nella striscia di Gaza, in questi posti dove stanno succedendo degli atrocismi, ci sono comunque meno sfollati e meno morti rispetto alla striscia di Gaza, alla Palestina. Quindi, per capire giusto quanto sia disastrosa la situazione, però chiaramente non ci sono interessi economici lì, e quindi all'Europa e all'America non ne frega proprio una beneamata minchia di nulla. Eswatini è un'enclave e questo, uno delle, no, questo è Eswatini, è un'enclave dentro al Sudafrica. Se magari non l'avete mai sentito, perché una volta si chiamava Swaziland, poi l'hanno cambiato di nome, di fatto è Sudafrica con un altro nome, perché lo stato quello è. Un po' più sicuro del Sudafrica? Probabilmente sì, però anche lì bisogna stare comunque attenti. Mozambico è questa zona qua, io sono stato qua e non ho alcuna indicazione sul Mozambico. Questo forse. Ok, quello lì era il Camerun, effettivamente. Camerun, che io francamente non ho alcunché da raccontarvi. La Tanzania è questa qua, stato sicuro, perché è uno dei più sicuri d'Africa, dove si vanno a fare i safari, dove ci sono moltissime comodità. E anche questo, come il Ruanda, diciamo che è un buon stato per andare in vacanza. Gambia è questa niente di terra qua all'interno del Senegal, e non ho informazioni sul Gambia, proprio neanche una. Benin, questo stato qua, vicino al Togo, anche questo molto piccolo, e diciamo che a parte qualche piccola informazione, non ho nulla da darvi. Per esempio, là c'è una religione molto pericolosa, molto particolare, che si chiama Voodoo. C'è un video su YouTube di Progetto Happy, se volete cercate Voodoo e lo trovate. È abbastanza inquietante, ve lo dico già da subito. Capoverde è qua. Queste qua sono le isole di Capoverde, è bellissimo, è un po' come le Seychelles, però lì, a differenza delle Seychelles, la popolazione è un po' più ricca, vive un po' meglio, e anche lì è bellissimo tutto il panorama, cioè panorama, tutto il mare, quello che c'è. Insomma, a posto, è un po' come andare in vacanza alle Canarie, cioè non cambia tantissimo. Sicurezza c'è, quindi diciamo che se volete andare lì, al posto di andare in Europa o di andare nei Caraibi, potete benissimo andarci. Mauritius, sono chiaramente qua le isole del Mediterraneo, sì, dell'oceano, e non ho altre informazioni da darvi. Questa è la Repubblica Centrafricana, e anche qua non ho alcunché da dirvi. Le Comoros, queste. Ok, queste qua erano le isole Comoros, effettivamente. E anche qua, ragazzi, io di informazioni particolari da darvi non ne ho, quindi passerei avanti. Sudafrica, paese molto grande, molto, diciamo, vario di cultura, di tutto. È uno stato pericoloso, perché Città del Capo è la città col più alto tasso di omicidi al mondo. C'è un documentario di Pablo Trincia, che vi fa vedere tutte le atrocità che ci sono all'interno della capitale, Città del Capo. Poi ci sono altre 60.000 capitali in Sudafrica, Pretoria, Johannesburg, non si capisce mai nulla. Però è un stato abbastanza pericoloso, di notte state in hotel, però è anche al tempo stesso è anche molto molto bello.
Una curiosità, il punto più a sud dell'Africa non è Capo di Buona Speranza, ma è un altro che è pochi metri più a sud. Non so come si chiama, un po' come Capo Nord, che in realtà non sarebbe il punto più nord d'Europa, perché c'è un pezzo di isola, c'è un pezzo di Norvegia che è qualche metro più avanti, però non si può arrivare, quindi si arriva lì, però diciamo che alla fin fine poi poco cambia. Lo Zimbabwe abbiamo visto che prima che era questo qua. E non ho nulla da raccontarvi se non che sia l'ultimo paese nell'ordine alfabetico, giusto così per dirvi. Senegal, come abbiamo detto, è questo qua, stato anche questo che dice comunque con condizioni di povertà abbastanza estrema, però non se la passano poi nemmeno così tanto male confrontandole con altre realtà africane. Il Sudan del Sud si è staccato nel 2011 con un referendum stravinto dal Sudan del Nord ed è lo stato che è nato. Ed è lo stato più recente al mondo perché nessun stato è nato così giovane, cioè il Sudan del Sud è l'ultimo stato ad essere nato ufficialmente, diciamo con riconoscimento da tutti del mondo. Il Botswana, anche lo stato del Sud Sudan, comunque non è che se la passi benissimo, così come il Sudan, però forse siamo leggermente più avanti rispetto al Sudan del Nord. Là, tanta gente che si droga nel Sudan del Sud, c'è un video di Indigo Traveler, un video, diversi video di Indigo Traveler che è nato in Sud Sudan per fare un documentario in inglese, e diciamo che comunque anche la fotocamera non è ben vista, insomma non è che siamo proprio nel paese più sicuro del mondo, ecco, però rispetto al Sudan secondo me siamo messi abbastanza meglio. Il Botswana è qua, stato tra i più sicuri d'Africa, anche questo qua è comunque che mi pare che sia nella top 30 degli stati più sicuri al mondo, anche questo qua quindi comunque è un stato abbastanza sicuro. Anche lì si va per fare i safari, è un posto molto bello se volete andare, non rischiate particolarmente. Eritrea qua, ragazzi, anche qua è stato voluto da voluto, stato colonizzato da Mussolini, tra l'altro mi viene da ridere. Unico esercito europeo, quello dell'Italia, ad aver perso in Africa, giusto per darvi, no, a parte gli Stati Uniti che hanno perso in Libia, però lì erano andati con i soldi, però l'unico stato che ha perso in Africa, giusto per dirvi quanto eravamo messi bene noi italiani. E anche lì, nella capitale Asmara, si vedono, no, Asmara capitale. Asmara, no, è Asmara la capitale dell'Eritrea. Si vedono moltissimi resti di fascismo e in generale molta gente sa ancora l'italiano, ci sono tantissimi ristoranti ancora italiani, sono insomma molto legati. Quando vedono italiani che vanno in Eritrea sono molto legati, nonostante abbiamo fatto tutte le atrocità più possibili che esistesse, che esistono, abbiamo stuprati, fatto cose bruttissime, però loro ci vedono un po' come quelli che ci hanno salvati, perché soprattutto i vecchi, insomma, quando andavano a scuola c'erano l'Italia che c'erano comunque gente italiana o discendenti di italiani che insegnavano, che dicevano: guardate che noi italiani vi abbiamo salvato, e quindi poi i nonni vanno a spiegare ai figli e ai nipoti che gli italiani ci hanno salvato, e quindi loro vedono un po' gli italiani come degli dei, quando poi in realtà siamo veramente degli stronzi malefici. Madagascar, qua, isola molto bella, Baobab. Tra le particolarità del Madagascar, ma non mi dilungherai oltre che non sono null'altro. Tunisia, ragazzi, qua è lo stato più vicino all'Italia dell'Africa. È lo stato africano più vicino all'Italia. Però noi lo ignoriamo. È uno stato sicuro perché, come il Marocco, come l'Egitto, insomma, comunque sono stati abbastanza sicuri. Però noi, cioè, un'ora di volo che costa pure meno di 100 euro, noi però lo ignoriamo. Lo ignoriamo. In realtà è uno stato bellissimo, la capitale è bellissima. Insomma, ci starebbe da andare assolutamente in Tunisia. Lo Zambia, di nuovo torniamo giù, altro stato dove si vanno a fare i safari, dove si va in vacanza abitualmente, perché comunque è sicuro, a parte un po' la zona di confine con la Repubblica Democratica del Congo, questo qua è lo Zambia. Il Ghana, abbiamo detto che è questo qua, stato su cui non so nulla, proprio nulla. Il Chad, altro stato su cui non so nulla, se non che sia in condizioni di povertà estrema. Pure il Chad, la capitale, diciamo che è un po' governata dal governo centrale, un po' da milizie altre, e quindi un po' come tutta l'Africa se la passa abbastanza male. L'Uganda, stato molto sicuro, molto, non esageriamo, però stato comunque sicuro, molto bello, si vanno a vedere i gorilla, ci sono alcune specie di gorilla che ci sono solo in Uganda, è un posto molto bello. Insomma, consigliato di andarci, comunque non si rischia tantissimo se non andate proprio a ficcare nei confini con la Repubblica del Congo, Democratica del Congo, scusate. Guinea-Bissau, questo stato qui, molto piccolo anche questo, su cui so veramente, veramente pochissimo. Guinea Equatoriale, c'è una dittatura di Obiang, Obiang che è l'uomo più ricco d'Africa,
o comunque uno dei più ricchi d'Africa, ed è una dittatura proprio, cioè proprio avete presente nella Corea del Nord, ecco, più o meno lì siamo su quei livelli lì. È l'unico stato africano che ha la capitale su un'isola, nel senso che sono le Seychelles, sì, però è l'unico stato che ha, sì, anzi, del mondo, è l'unico stato del mondo che ha una parte sulla penisola e una parte sulle isole, e hanno la capitale sull'isola, è un po' come se la Spagna avesse la capitale alle Canarie. Quindi è uno stato che ha sia una parte sulla penisola, sia una parte sull'isola, la capitale sull'isola, è l'unico stato al mondo che ha questa particolarità qui. L'Angola, ragazzi, è uno stato molto in crescita, nonostante ci sia il più alto divario tra ricchi e poveri dell'Africa, è anche l'unico stato che ha un miliardario in Africa, perché la figlia del presidente è miliardaria, ed è uno stato che sta molto bene. Grazie alle sue risorse minerali, la capitale sembra di essere di nuovo, perché è veramente molto, molto, molto moderna. È un po' come essere a Londra, perché è veramente modernissima. Cioè, andate a vedere delle foto, ve la faccio pure vedere io se volete. Cioè, è veramente, veramente moderna. E addirittura c'è gente dal Portogallo che va a trasferirsi in Angola. Era una scuola portoghese, e addirittura c'è gente che va a trasferirsi in Angola, talmente tanto che si vive bene, perché comunque per i ricchi là si vive bene. Poi ci sono anche tanti poveri, però diciamo che di base si vive molto molto bene. Ecco Luanda, vediamo se ci sono, ecco, vedete, cioè, se vedete queste immagini qua, dite in Africa? No, perché è assolutamente messi bene, diciamo, a livello di economia, che possono veramente, guarda, sembra di essere a Dubai, a San Francisco, in qualche posto, no, di sicuro non sembra di essere in Africa. E invece siamo in Africa, invece siamo veramente in una capitale che è molto, ma molto, ma molto moderna, ma veramente tanto, tanto moderna. Finiamo che sono qua, finiamo a mezzanotte. Il Burkina Faso è questo stato qui, stato su cui so veramente, veramente poco. São Tomé e Principe, qua. No. Ah, qua sono le Canarie, parte tutta. A São Tomé e Príncipe allora dovrebbe essere. Ah, ecco qua. São Tomé e Príncipe sono queste isole qua, e anche qua inutile dire che so veramente, veramente poco. Il Lesotho è qua, è dentro Sudafrica, va un po' il coso degli Eswatini, stato che di base è Sudafrica dentro. È Sudafrica con un altro nome. Ecco qua, arrivate alla RDC, o Repubblica Democratica del Congo, di cui di democratico c'è veramente, veramente poco. È uno stato chiuso, nel senso che per turismo non si può entrare perché è troppo pericoloso. C'è una guerra in corso tra le varie regioni, poi è talmente grossa che definire la guerra è molto riduttivo, perché ci sono parti sicurissime e parti molto pericolose, però di base è uno stato che i turisti non possono entrare, e ci sono anche pochissimi, pochissimi video online che fanno vedere la RDC, perché anche per i giornalisti non è facile entrare. Manca la Mauritania, con cui andremo a chiudere, credo. Infatti, andiamo a chiudere con la Mauritania. Mauritania che, ecco, è uno stato, diciamo, molto particolare, perché essendo tutto deserto, il 100% del territorio desertico, per spostarsi da magari dalla capitale a città, diciamo, fuori dalla capitale, è necessario prendere un treno, perché con la macchina non ci si può arrivare. E però non ci sono treni civili, non ci sono treni tipo Trenitalia, ci sono solamente treni clandestini, cioè treni caricati di merci, soprattutto magari di ferro, in cui chi vuole andare magari a trovare il suo parente che vive in un villaggio, sale su questo treno clandestino, dorme sopra i vagoni e va alla destinazione finale. E questo era, ragazzi, non mi dilungo oltre, abbiamo fatto il 92% alla fascia di non sono preparato, invece l'ho sapute praticamente tutte, e nulla, non mi dilungherei più oltre di così. Chiedo scusa ragazzi per il ritardo nella pubblicazione, ma purtroppo in questi giorni sto avendo un po' di casini, non ho molto tempo. Ma comunque, noi ci vediamo domani alle ore 19:30, se tutto va bene, ma dovrebbe domani andare bene tutto, se tutto va per il verso giusto, con un nuovo video che sarà un vlog. E niente, ciao a tutti da Sì, Vloggia.